Lombardia si è mossa con tempestività e interloquendo formalmente con coloro che dovevano assumere le decisioni, quindi il CTS prima, perché il 3 marzo noi, io al telefono parlo con Brusaferro e insieme guardando i dati, peraltro noi inviamo una mail con i dati precisi comune per comune, condividiamo l'assoluta necessità e urgenza di fare la zona rossa e lui mi dice, assessore, stiamo per formalizzare questa richiesta al governo, è il 3 tardo pomeriggio e tutto questo emerge dal verbale oggi. Ecco, decisione che poi alla fine non è stata assunta. Tra l'altro, tra questi verbali mancano anche quelli che invece riguardano alcune zone del Bresciano, come Orzi Nuovi, che poi hanno sancito l'inizio dell'epidemia anche in quella provincia. Che cosa si sarebbe potuto fare di diverso? Guardi, io non mi abbono a quello che fanno la valutazione col senno del poi. E francamente non so dirle che cosa sarebbe successo o meno a fare la zona rossa, però in quei giorni convulsi del 2, del 3, del 4 questo appariva come una necessità e noi abbiamo prima con il consiglio CTS, poi con una riunione da noi chiesta e ottenuta a Milano con il ministro Speranza, che è venuto apposta da Roma per partecipare alla nostra riunione della task force, in cui abbiamo rappresentato la drammaticità della situazione lombarda con una crescita esponenziale, in cui io dico chiaramente va fatta la zona rossa su Alzano, e il ministro, che è sempre stato l'interlocutore più serio che abbiamo avuto all'interno del governo, dice torno a Roma e ne parliamo e ne parlo con stasera stessa con il governo, con gli altri membri del governo, al fine di prendere una decisione. Il 4 ci arriva la notizia che si stanno mobilitando le forze dell'ordine, addirittura dandogli indicazioni precise su dove e come fare il checkpoint. Il 5 arrivano 250 militari e lì noi abbiamo avuto la netta consapevolezza che tutti i nostri sforzi di interlocuzione formale con chi doveva assumere questa decisione, quindi prima il CTS, quindi i tecnici, poi il Ministro della Salute, erano andate a buon fine perché la zona rossa si stava